Buongiorno, buongiorno a tutti. Voglio presentare oggi Alex Liberani, ex fotografa. E come mai sei qua a Milano oggi? Ero qui per un evento organizzato da Fujifilm presso una scuola di fotografia e ho pensato di fare un salto nella tua nuova sede e portarti un piccolo regalino che spero che apprezzerai, che è stato proprio un lavoro che ho realizzato in Giappone. Sì? Ah, sei stato in Giappone, sei andato esatto. In Giappone, sono stato, hai visto qualcosa? Esatto, ho visto più di qualcosa. Sì? Qualcosa che ti ha colpito? Super affascinato, esatto, e il caso ha voluto che il primo dolce che ho assaggiato appena proprio arrivato in Giappone è stato il dango. Sì? E dal di lì è partita l'idea di creare un'indagine visiva sul Giappone ispirandosi proprio al concetto del dango, dove tre elementi sconnessi tra di loro, quindi tre palline attraverso un bacchettino di legno, trovano una connessione. E quindi ho creato un libro che fondamentalmente si apre tutto in tre parti. Sì. Dove appunto le e tre che ogni tre fotografie esatto. Hanno loro inerenza, ma esatto. Cioè e che non c'entrano niente. Esatto, sembrano elementi singoli sì. Che trovano una connessione attraverso qualcosa, può essere o il colore o delle forme o un significato. Sì. E quindi mi sono divertito a vagare per il Giappone fondamentalmente alla ricerca di tutto e di niente, perché quanto tempo sei stato in Giappone? Sono stato 20 giorni sì. E mi sono concentrato proprio sulla realizzazione di questo lavoro e poi quando sono arrivato a casa ho incominciato a creare un po' l'editing di certo. Questo libro e quindi cercare di capire in che modo potessi far funzionare immagini apparentemente inutili cercando di dargli un'utilità. Certo, e questo libro è diciamo editato da chi? Come allora, si può avere? Allora, è editato da me, in che senso? O meglio, è il libro edito da una casa editrice, ma il lavoro di editing sì. È stato fatto da me. Tanti fotografi, a mio avviso, pensano che la parte di editing sia un atto da lasciare ad altri. Quindi io fotografo, porto le foto a un foto editor che le sistemerà e le metterà insieme dandole una valenza. Invece io sono dell'idea che anche l'atto di editing sia un atto creativo attraverso il quale il fotografo si deve palesare, dimostrare. E quindi queste immagini appunto magari non hanno una valenza da singole, ma diventano interessanti messe in questo modo e credo che sia l'autore stesso a doverle presentare in questo modo. Che è stato bello in fase di editing anche liberarsi da foto alle quali ero magari molto attaccato. Certo. Il mio insegnante di fotografia mi diceva sempre che chi è? Massimo Mastrolillo a Roma sì. Diceva sempre che l'editing è l'arte di uccidere i propri figli per far sì che quelli che rimangono in vita stiano meglio. Quindi magari abbiamo dei figli a cui siamo molto legati ma che li lasciamo per strada per far stare meglio gli altri. In effetti, allora, conversazione o parere di foto editor, di non sto parlando di mediocri, no, di grande capacità, grande spalla coperta, backbone di cultura approfondita, certo. Servirebbe sempre. Questo sicuramente non posso negare, però devi avere tu qualcosa da raccontare. La struttura. Certo, sì. E spesso e volentieri vengono scoperti da loro la vera, cioè la fotografia che abbia senso. Questo anche è vero. Sì, è un argomento non facile da affrontare, delicatino, però è interessante. Hai ragione anche, hai perfettamente ragione, perché se uno non ha una idea profonda, cioè proprio una progettualità legato al sentimento puro della cultura, cioè sostenuto dalla cultura e della tua esperienza, della vita, della emozione, cioè non ha senso, certo. Non ha nulla di valore, no? E quindi, sì, è una cosa... Tu quanti anni hai? Io 34. E sei giovane.
Ero giovane. No, allora, niente, io che ho 61 anni è già proprio cadavere. No, non è vero. Comunque, bene, bene, bene. Allora, spero di averti, non so, in qualche evento. Spero anch'io, magari organizzato da Fuji. Che macchina utilizzi poi? Io in strada, e anche per realizzare questo lavoro, ho usato sempre la X100F. Ah, perché è una macchina, a mio avviso, perfetta per la strada, estremamente compatta, discreta e mi consente di fare tutto quello che necessito. Certo, certo. Ma cosa ne pensi di prodotti Fuji? Io li uso anche a fini professionali, quindi non solo per la fotografia, diciamo così, personale, come magari può essere la realizzazione di questo libro. E devo dire che non tornerei mai ai sistemi reflex per un discorso di comodità, di ingombri, e allo stesso tempo comunque la qualità è tutti gli effetti altissima, paragonabile. E anche il profilo colore che loro hanno è un know-how. Proprio dal punto di vista cromatico credo che si percepisca. Mezzo secolo di esperienza che l'hanno messo nel profilo colore, che è una cosa impressionante. Già il risultato in fase di scatto è prossimo alla perfezione, quindi in effetti poi parlando anche con i progettisti che sono piuttosto giovani, no? Cioè, giovani come me o giovani giovani? No, giovani come giovani, me. Giovani come me, cioè veramente un capo progettista giovane di 40 anni, cioè certo. E che poi la sera vai a bere birra a canna, cioè è una cosa fantastica e devo dire c'è un entusiasmo collettivo. E questa cosa la rivedo anche nel team italiano. Sì. È una cosa molto affascinante, Molto, si percepisce proprio l'unione. Positivo, no? In effetti, e l'hanno messo, cioè mettono anche nei prodotti XT30, stupendo. Cioè, che strizzano l'occhio ai giovani. Sì, ma veramente, cioè non solo cioè grande, cioè fascia GFX 150, ma sulla fascia anche bassa, diciamo impressionante. La qualità è veramente impressionante e sente anche questo entusiasmo che è bellissimo. Complimenti Alex. Grazie mille. Ti ringrazio tantissimo della tua visita. E ti tornerò a trovare. Va bene, grazie. Ciao.